Nello scenario dolce e ondulato tipico dei colli albani, a due passi dalla capitale d'Italia, antiche costruzioni rivelano un passato glorioso. A Villa d'Este, l'ingegnosità dell'uomo esprime il suo massimo talento. Rivoli, zampilli, getti e cascate creano un incessante concerto di figure e suoni. La sua realizzazione rivoluzionò la naturale morfologia del terreno, perché quello che si voleva ottenere era un grande spettacolo. Sperimentare gli effetti dinamici dell'acqua portò a un progetto ancora più ambizioso. La villa dell'imperatore Adriano è la più grande mai costruita nell'antichità. Un immenso cantiere operò per 20 anni. Tra templi, teatri e sculture, anche qui l'acqua è la protagonista indiscussa. Tutto il territorio dei castelli romani può essere considerato una grande risorsa idrica. Una zona vasta che offrì riparo ai cittadini di Roma durante la famosa cattività avignonese. Molti trovarono un rifugio sicuro nelle dimore delle note famiglie feudali romane e la ricchezza naturale che trovarono spronò a uguagliare tale bellezza. Da due crateri vicini è nato il lago Albano, dalla forma quasi perfettamente ovale. Sul lago si affaccia Castel Gandolfo, oggi sede della villeggiatura papale. L'eredità dello Stato della Chiesa vive anche non lontano da Castel Gandolfo, dove il pontefice Pio IX fece costruire il Ponte di Ariccia, un vero e proprio monumentale viadotto stradale. Dai fasti di Ariccia, la via Appia Antica conduce a Genzano, affacciato sul cono vulcanico che racchiude il lago di Nemi. Tutto intorno si stende una fitta selva. Nemi nasce infatti da Nemus, in latino bosco. Le tradizioni, sempre intrecciate al territorio, sopravvivono grazie alla ricchezza archeologica. Tuttavia, l'importanza storica di questi luoghi può essere paragonata solo alla bellezza della natura.